Due squadre in crisi, Taranto e Team Altamura, ancora secco di vittorie in questo primo scorcio di campionato di Serie C Now. E derby di Puglia allo Iacovone, che riapre dopo i due turni a porte chiuse in un clima di contestazione continuo verso la società. Il pubblico rosso-blu vuole però una risposta dalla squadra di Gautieri. Prima del fischio d'avvio, un minuto di silenzio per ricordare Totò Schillaci, grande bomber, grande giocatore del Sud Italia, grande nome del calcio e dello sport italiano. Si parte con l'avvio a sprombattuto del Team Altamura, che crea la prima palla gol al minuto 5. Il destro di Rolando è disinnescato da Del Favero, che vola alla sua sinistra negando la gioia della rete all'ex calciatore del Renate. Ancora gli ospiti che partono meglio con questo lancio lungo ad innescare la corsa di Molinaro, che sfugge a De Santis, prende la mira ma non trova la porta. Due occasioni importanti nello spazio di 5 minuti per i ragazzi di Donato, che ancora si avvicinano al vantaggio con l'ottima iniziativa al 14° di Rolando. Il colpo di testa di Poggesi, prodigioso intervento da parte di Mattia Del Favero, portiere classe 1998, ex Juventus, spesso decisivo in questo avvio di stagione per la sua squadra. Riesce a distare dal torpore il Taranto, che al minuto 30 passa sull'iniziativa di Fiorani a destra, che poi pesca il movimento a rimorchio di Christian Sciba. Primo gol in stagione per il difensore ex Südtirol, che non segnava dal dicembre del 2022, quando ancora indossava i colori del Pontedera. La risposta del Team Altamura, affidata al solito Rolando, colpo di testa che termina a lato non di molto. Inizio di secondo tempo nel quale la squadra di Donato non sembra riuscire a reagire, ma poi dal nulla al minuto 65 il destro al volo un po' sporco di Nicola Di Pinto, che festeggia il primo gol in questo campionato. Vede scendere il pallone, beffa così Del Favero, che rimane immobile, tutto da rifare. E al minuto 80 ancora Di Pinto, indirizza per Manè, cross che attraversa tutta l'area e pesca sul secondo palo Felice D'Amico, che dopo la rete inutile contro il Sorrento, la prima storica del Team Altamura nel campionato di Serie C Now, porta avanti i suoi a 10 dal termine. Crollo emotivo da parte del Taranto, che si spinge poi in avanti alla ricerca del pari. Magarau, entrato da 4 minuti, macchia tutto con un intervento da rosso diretto. Non ha dubbi l'arbitro Iannello, rimarrà in 10 la squadra di Gautieri. Il fallo ai danni di Palermo da parte di Ottavio Garau. Una situazione che complica ulteriormente il finale di partita per la squadra che deve provare a recuperare, ma che ha un'occasione nel quinto dei 6 di recupero col colpo di testa a lato di poco da parte di Ivan De Santis. È l'ultimo brivido per il Team Altamura, che festeggia i primi storici 3 punti nel campionato di Serie C Now e sorpassa in classifica proprio il Taranto.